pellegrinaggio è un pellegrinaggio che abbiamo voluto proprio per richiamare l'urgenza, ma nello stesso tempo anche la bellezza della vocazione alla vita sacerdotale e religiosa. E credo che la presenza così numerosa di tante persone ci porti a dire che questo tema è un tema che finalmente è entrato anche nel cuore di tanti fedeli e che quindi il problema delle vocazioni non è più solo un problema che riguarda eventualmente il vescovo, ma riguarda tutto il popolo cristiano. E quindi vogliamo portare alla Madonna, attraverso la nostra preghiera, questa gioia di appartenere alla Chiesa e chiedere a lei che sia madre che non faccia mancare alla Chiesa il dono di vocazione alla vita sacerdotale e religiosa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tre grossi pesi e non potevano più tirare.
resurrezione di Cristo sembra non avere prodotto alcun cambiamento nella storia dell'umanità. Sembrava allora e forse sembra anche oggi. Gli apostoli dunque sono in crisi e cercano di fare qualcosa per superare la difficoltà. È un invito anche per noi a non buttare, permettetemi di dire così, la spugna quando la nostra testimonianza di vita cristiana, quando il nostro impegno apostolico non vedono frutti o non hanno consolazione. È un invito, quello di Gesù, a perseverare nel tempo. La perseveranza consente al Signore di mostrarsi e di farsi vedere. E in effetti il Signore al mattino appare. Già è presente, già c'è nella fatica di questi apostoli, nella crisi di questi discepoli. I 153 grossi pesci mostrano quali risultati si possono raggiungere nella vita con l'aiuto del Signore. L'esperienza che gli apostoli hanno vissuto serve per educarli a prendere coscienza che il successo della pesca non deriva dalla loro fatica, ma dall'obbedienza alla parola del risorto. Gesù aveva detto che una volta elevato da terra avrebbe attirato a sé tutte le genti. Ebbene la Chiesa è inviata a tutto il mondo a pescare per dare compimento a queste parole del suo Sposo e Signore. La fatica degli apostoli a tirare a riva la rete ricorda che la missione incontra resistenza, persecuzione, incomprensione, ma tutto viene superato e reso fruttuoso dalla presenza di Gesù risorto. Cristo risorto rivolge a Pietro per tre volte una domanda, nella quale è possibile leggere una simbolica cancellazione del triplice rinnegamento dell'Apostolo, e quindi la sua riabilitazione dopo la caduta. Il Signore risorto chiede a Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? Ma chi sono costoro? Non dobbiamo dimenticare che Gesù ha davanti a sé anche il discepolo amato, e pertanto una simile domanda suona perlomeno strana. Ecco perché alcuni studiosi ritengono che la traduzione più aderente al testo potrebbe essere: Simone di Giovanni, ami me più di queste cose. Queste cose sono le cose che Pietro ha fatto fino a quel momento, con tanto impegno, e cioè il suo mestiere di pescatore al quale era ritornato. Gesù in definitiva chiede a Pietro di non anteporre nulla all'amore per lui. E la risposta dell'Apostolo non si fa attendere. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. L'amore richiesto a Pietro è prima di tutto amore per il Signore e non esplicitamente per il Cristo. È un amore di dedizione totale e di servizio esclusivo per Cristo. Quanto più vivo è in lui l'amore per il Divino Maestro, tanto più perderà di importanza la propria persona e tanto maggiore sarà il suo impegno a condurre i discepoli a Gesù e a tenerli uniti a lui. Dopo la triplice confessione di amore, Pietro riceve il triplice ordine di custodire e avere cura delle pecore. Gesù affida quelli che ama a uno che lo ama, e la cura pastorale di Pietro per il gregge è la dimostrazione del suo amore per Cristo. Che tipo di autorità possiede Pietro in quanto pastore? Anche se Pietro viene incaricato di prendersi cura del gregge, non deve dimenticare che si è formato dai miei agnelli e dalle mie pecore.
A Cristo il Padre ha affidato il gregge e nessuno glielo può togliere. Esse rimangono sue anche quando gli affida la cura a Pietro. Scrive Sant'Ambrogio, egli ci lasciò Pietro come vicario del suo amore. E Sant'Agostino commenta, custodissi le mie pecore come mie, non come tue. Il gregge non diventa mai proprietà del pastore umano. Nessuno potrà mai prendere il posto di Gesù, nemmeno Pietro. Solo Cristo può usare l'aggettivo mie, anche se è Pietro che pasce le pecore. Dopo avergli affidato l'incarico, Gesù promette a Pietro una ricompensa davvero singolare. Non gli assicura un regno in questo mondo, non gli garantisce la gloria del regno, gli promette al contrario un cammino che lo porterà al martirio. Perché? Perché l'uomo, ognuno di noi, raggiunge la perfezione quando dà la vita per i suoi amici. E tra questi amici, il primo, l'assoluto, è Cristo stesso. Ecco il senso del nostro ritrovarci qui questa sera a pregare, perché il Signore faccia scoprire a noi, ma anche a tutti gli uomini, quanto l'amicizia di Cristo sia fondamentale per la nostra vita. Senza Cristo, la nostra umanità è un'umanità attoppata. Con Cristo, la nostra umanità giunge alla sua pienezza. E noi vogliamo chiedere al Signore, per l'intercessione della Vergine Santissima, che non faccia mai mancare alla sua Chiesa pastori che sappiano indicare il bene assoluto della vita, che è Cristo, che sappiano rimandare con la loro vita unicamente ed esclusivamente a Cristo. Perché l'umanità, perché ogni uomo appartiene solo ed esclusivamente a Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.